Ormai sono, diciamo, quasi 10 ore e mezza che in questa zona di Termoli, in centro, siamo senza correnti elettriche. Stanno lavorando alacremente gli operai nella zona di Via Alfano. Sono stati così chiamati a noleggio anche dei camion, dei gruppi elettrogeni per dare quel minimo di energia che possa scongiurare il pericolo di far andare le merci in avaria. Nel senso dei locali con le merci più deperibili, sono stati costretti a far venire appunto a chiamare dei gruppi elettrogeni. Come vedete, ce n'è uno qui in Corso Umberto, ma ce n'è un altro davanti all'ex Cinema Lumière. E quindi diciamo il guasto dovrebbe essere circoscritto in via Alfano, perché lì ci sono gli operai che stanno lavorando veramente con tanta fretta per poter rimettere al più presto in condizioni di normalità la zona. Questa è una zona che è proprio la zona centrale, la zona nevralgica di Termoli, è stata colpita da questo blackout e quindi si sta cercando di far lavorare quei negozi che hanno, ripetiamo, merce avariata, che potrebbe andare in avariata per mancanza di corrente elettrica. Come per esempio c'è la chiusura del supermercato qui in via, in Corso Fratelli Brigida, supermercato Tigre, che ha messo un cartello fuori con la scritta che dice ci scusiamo per il disagio, siamo chiusi oggi per mancanza di corrente elettrica. E come vedete c'è anche qui un camion di questi dei gruppi elettrogeni, ce n'è uno come abbiamo visto in Corso Umberto, ma ce n'è anche un altro qui in Via Alfano ancora più grande che probabilmente sta dando corrente a tutti quei locali che hanno la probabilità di poter far andare le merci in stato di avariati, insomma, che si possono così facilmente decomporre, perché sono cibi che possono avere dei momenti di scadenza brevi, e quindi non avendo il refrigerio giusto per la mancanza di corrente. Ecco, vedete, questo è un altro gruppo elettrogeno. Ce n'è un altro là, vedete? Quindi il lavoro sta procedendo, nel senso che sta procedendo alacremente, ma non c'è ancora una soluzione di continuità a questo guasto che ha bloccato tutto il centro nevralgico di Termoli. Mentre nelle periferie tutto è normale, è mancata questa mattina un attimo, una mezz'oretta, ma poi la corrente è tornata. Mentre qui molti negozi hanno chiuso i battenti proprio perché, non avendo corrente elettrica, non erano in grado di poter lavorare, non erano in grado di poter così, lavorare con gli strumenti adatti, e quindi hanno chiuso. Mentre per quanto riguarda i locali con merce che può andare così in scadenza e non avendo la corrente andare a macerare, sono stati chiamati i gruppi elettrogeni. Gruppi, grossi gruppi elettrogeni per poter sopperire finché il guasto non sarà riparato. Questo è tutto. Quando sono le 16:30 in questo momento da Termoli, Michele Trombetta per Termoli Online.